Non chiudete gli occhi, questa è magia. Bentornati, oggi è venerdì e voi siete qui con me per vedere un nuovo video dedicato alla magia, in particolare uno dei miei effetti preferiti, la pagaia. Qualche mese fa ho iniziato a costruirle, ma c'è una grande novità. Prima di tutto, se siete interessati, scrivetemi qui in privato per via mail o altrimenti qui su Instagram. Prossimamente anche sul sito, quindi non vi preoccupate che se siete interessati riuscite ad averle. Ma la grande novità che vi dicevo è che ho iniziato a costruirle in legno. Sono in legno, posso farle in diversi colori, diverse forme, ci sono tantissimi effetti che sto iniziando a creare e come avete visto dall'immagine della copertina, oggi la pagaia sarà con... Ma visto che l'avete visto, non ve lo dico, visto che l'avete visto. Un po' brutto visto che l'avete visto. Sì, va bene, lo lascio, dai. E andiamo a vedere la performance. Una pagaia completamente nera, come vi dicevo, fatta di legno, ma andiamo a renderla un po' più bella. Oggi ho deciso di attaccargli dei diamanti raffiguranti delle farfalle, che ora vi mostro più da vicino. Appena ho messo anche la terza farfalla, sono farfalle arancioni, ma con un po' di magia diventano tutte e tre verdi e posso anche scuotere che tornano tutte arancioni. Il video è giunto al termine, ragazzi, vi devo salutare e spero che questa variante della Magic Paddle vi sia piaciuta. Io con le farfalle l'ho trovata molto visuale, con un cambio colore molto d'impatto, e cosa dirvi, io l'adoro. E se siete interessati scrivetemi in privato. Ad esempio, questa versione riceverete la paddle nera, perché io la consiglio, in legno, e tutte le farfalle che vi serviranno per fare l'effetto. Ovviamente ci sarà una spiegazione, e non scritta, ma un video tutorial fatto da me. Quindi, detto questo, ci possiamo salutare davvero e ci vediamo in un prossimo video. A maggio porterò una paddle per la festa della mamma. Vi assicuro che sarà una bomba. Ciao ragazzi!